Lì dove c'era il degrado sorgerà un parco cittadino, un progetto sostenuto in passato anche da alcune associazioni del territorio, in primis l'Università Verde, che chiedevano a gran voce la bonifica e la riqualificazione dell'area compresa tra i due plessi dell'Istituto Comprensivo Sauro Morelli a Torre del Greco. Si tratta degli spazi tra l'area mercatale di Via Circunvalazione e Via Cavallerizzi. Per molti anni una discarica a cielo aperto, sotto gli occhi di tutti, ma a farla da padrone incuria, negligenza ed inciviltà. Poi l'intervento dell'amministrazione Palomba con l'installazione di giostrine, attrezzi per fitness e la previsione di un'area cani. Il tutto bloccato da contenzioso amministrativo, oggi risolto grazie all'autorizzazione paesaggistica. Secondo infatti le intenzioni dell'amministrazione Mennella, le due scuole si incontreranno attraverso il nuovo parco. Una connessione che si realizzerà sia fisicamente, con il superamento di salti di quota, apertura di varchi, creazione di nuovi percorsi, quanto socialmente, dotando l'area di un piccolo ambiente da adibire a teatro all'aperto. Le siepi e la restante parte riservata al verde disciplinerà il contesto, affinché ciascuno spazio sia autonomo, fino a dotare tutto l'aggregato urbano di un polmone verde. Le opere già esistenti saranno abbellite e potenziate. A tal proposito, l'area dog sarà ampliata e attrezzata, mentre quella destinata ai giochi dotata di idonee percorrenze. L'area fitness infine sarà spostata, trovando una migliore collocazione, più funzionale, ma allo stesso tempo decisamente integrata con il resto del parco. La realizzazione di un punto sosta ristoro, servizi igienici, maggiore illuminazione e fontanine pubbliche saranno le altre dotazioni di un'area completamente pedonale e facilmente accessibile grazie a due parcheggi appositamente progettati. A breve gli uffici avvieranno le procedure necessarie per individuare la ditta che sarà chiamata ad occuparsi dei lavori per la realizzazione dell'intero parco.